Ciao a tutti, sono Giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Continuano a circolare indiscrezioni su Riccardo Guarnieri fidanzato. Le segnalazioni non si placano, anzi aumentano. Pare che il cavaliere del trono over di Uomini e Donne abbia perso la testa per una donna. Quest'ultima era stata avvistata qualche settimana dopo la fine del dating sentimentale di Maria De Filippi. In seguito alla diffusione dei rumors, i fan e i telespettatori del programma hanno iniziato a porsi una serie di domande. Si è preso gioco della redazione mentendo di essere single? La donna dai capelli neri, che si vede nelle foto diffuse dagli utenti sui social, c'è da prima nella vita di Riccardo. Quando è ritornato a Wed era singolo, stava con lei. Riccardo Guarnieri fidanzato per l'estate, torna single per Uomini e Donne? Amedeo Venza, sul suo profilo Instagram, ha diffuso una nuova foto di Riccardo Guarnieri con la sua nuova donna, qui per scoprire chi è. Nelle ultime ore, l'ex fidanzato di Ida Platano è stato visto aggirarsi, con la stessa ragazza delle ultime settimane, tra i ristoranti di Polignano a Mare, comune della città metropolitana di Bari. Al momento non c'è una conferma che si tratti di un amore estivo, passeggero o è davvero la donna della sua vita. Intanto l'influencer ha affermato, a settembre tornerà magicamente single. Riccardo Guarnieri e Ida Platano, storia chiusa per sempre, lei volta pagina? Corro ad un appuntamento, è stata questa la rivelazione fatta da Ida Platano sui social ai fan. Dopo le ultime vicende con Riccardo a Uomini e Donne, la dama bresciana ha voltato pagina dimenticandolo. Ad oggi sembra esclusa la presenza di Guarnieri a partire da settembre, dal momento che il suo batte per una donna conosciuta fuori dal dating sentimentale. Mancano ancora due mesi all'inizio delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, fra 60 giorni tornerà single? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.